Buongiorno, buonasera, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente riesco a registrarvi il video dei saldi 2020. In realtà volevo farlo una settimana fa, solo che sono stata alla Digeo, che è un centro commerciale a Verona, però non ho trovato abbastanza, cioè non perché non ci fosse abbastanza, ma perché non avevo troppo tempo. E quindi ho fatto metà negozi sabato e metà negozi ieri. Quindi ora sono pronta a farvi vedere tutto quello che ho trovato. Diciamo che pensavo peggio, ho trovato parecchie cosine, non chissà che cosa, però parecchie cosine. Ovvio che se avessi aspettato ancora un po' i prezzi sarebbero scesi ancora di più, solo che avevo paura che magari le cose che interessavano a me andavano via e quindi ho detto vabbè, prendiamo quello che mi serve e basta. Questi sono... che male le braccia! Questi sono i negozi dove ho acquistato, quindi adesso ve li faccio vedere uno per uno perché da così non penso che abbiate intravisto molto, a parte pure mie. Io proprio la forza nelle braccia non ce l'ho. Comunque ora vi faccio vedere uno per uno cosa ho preso. Allora, come primo negozio vi faccio vedere Bershka, perché in realtà l'outfit che indosso in questo momento, ovvero questo qui, è proprio di Bershka. Sia la gonna che il top. La gonna l'ho già indossata una volta, però mi ricordo il prezzo perché ho tenuto il cartellino. L'ho pagata 13 euro, 12,99 euro, mentre il top l'ho pagato 9,99 euro. Il top ha tipo un ricamo qui, mentre la gonna ha tutti i brillantini su questa cinturina che è attaccata. E nulla, con meno di 20 euro praticamente ho preso questo outfit per la discoteca, diciamo, oppure anche per un'uscita estiva. Ovviamente mi piace veramente un sacco e per me è un sogno poter indossare questi top da quando appunto ho sistemato il problema che avevo al seno. Poi proseguiamo sempre con Bershka e ho preso questo vestitino con la cerniera al centro. È in velluto e qua tipo ha le spalle un po' più pompose, un po' più larghe, non so come si definisce. Dietro è normalissimo, quindi è tutto quanto nero senza nulla. Questo quando è uscito l'avevo già visto, ma l'avevo visto tipo in azzurrino, color jeans. Ha una scollatura, ah qua c'è il rovetto, ha una scollatura veramente bella, anche le spalle così mi piacciono. E questo l'ho pagato 15 euro anziché 29, praticamente la metà, sì, un meno 46%, e ci sta essendo anche in velluto, è molto elegante, carino per una cena, ci sta. Ci può stare. Proseguo. Altro outfit, ho preso questa gonna e questo top. La gonna ha appunto delle borchette, la cintura è attaccata e non si stacca perché è di quelle fatte così, dietro non ha niente, cioè non esiste, è praticamente attaccata qua e di qua. E qua è tipo svolazzante, diciamo che come vedete qui manca un po' di gonna, quindi se qualcuno per scherzo ve la alza, rimanete nude, ma non importa. Ah, e dentro è tipo di vellutino, quindi anche caldina, tra virgolette. Mentre il top è bellissimo, ma la particolarità è proprio dietro, che ha queste strisce, boh, non so come chiamarle, e anche qua di lato è appunto un po' aperto. Di questi ho speso 9,99 euro, quindi 10 euro sempre per il top, 20 euro per la gonna anziché 30 euro. Sì, qui c'era uno sconto del 30%, diciamo... non questo grande sconto, però meglio di niente ovviamente. Proseguo, terrò questa gonna perché come pezzi sotto non ho preso altro, però ho preso un altro top. Allora, l'altro top è questo qua, in realtà è una canottiera solo che l'ho messa dentro, però devo dire che adesso che lo riprovo non mi fa impazzire. Allora, questo pezzettino qua l'ho strappato io perché sarebbe stato collegato così, solo che il seno non ci stava, quindi l'unico modo era strapparlo e poi vabbè lo taglierò. Mi faceva impazzire il colore e il fatto che questo qui fosse glitterato, tipo, ve lo faccio vedere da un po' più vicino, però boh, cioè il colore è molto bello, molto molto bello, però adesso boh, non mi sembra che mi stia così tanto bene. Beh, ovviamente questo non guardatelo perché è da togliere. E in realtà questo non mi ero accorta, ma non era, cioè non so se era scontato o meno, perché sul cartellino non c'è l'etichetta arancione e qua mi dice che costava 17,99 euro. Spero vivamente che almeno fosse in saldo, perché appunto forse è quello che potevo fare a meno di comprare. E poi ho preso... ah vabbè, ho preso una felpa, ve la faccio vedere, però non serve che la indosso perché tanto è una felpa normalissima. Ecco qua, una felpa crop, si vede che è tagliata, sì.
E sulle maniche, su una manica, anzi, su una manica ha tipo questa taschina con questo pendaglio, boh, non so come si chiama. E questa l'ho pagata 9,99 € anziché 15,99 €. Aveva un meno 37% e l'ho presa perché ora che vado in palestra fa un po' freddo e quindi sotto al top che metto appunto per fare palestra metto sopra una felpa felpata così sto calda quando esco e non prendo i malanni. E poi ho preso due accessori: una borsa e delle forcine. La borsa è questa qua, qua ha il pelo, è veramente morbidissima. Poi, appunto, ha la catena oro e è tipo effetto pitonato. Si dice pitonato? No, forse è serpentato questo. Boh, lo so. E questa l'ho pagata sempre 9,99 € anziché 17. Per 9 euro era bellissima, anche semplicemente da mettere qua in camera come boh, per bellezza. Mi faceva da morire questa parte perché non riesco a farvelo capire, ma è veramente veramente morbidissima. E poi ho preso queste forcine che sono quelle che vanno un sacco di moda da mettere appunto sui capelli. Queste qui. E queste le ho pagate 3,99 €. E con Bershka ho chiuso perché non ho preso altro. Beh, diciamo che ho preso un bel po' di roba. Anche se in realtà ho speso di tutto quanto tipo 100-109 €. Cioè comunque ho preso parecchia roba. Cioè a prezzo pieno avrei preso 4 robe. Più o meno 25 € all'uno costano le cose di Bershka, quindi è andata anche bene. Passiamo con Footlooker, che secondo me da Footlooker io ho fatto un affare, però adesso guarderò con voi se ho fatto veramente un affare. Perché? Intanto ero andata da Footlooker per prendere un paio di scarpe per un regalo che dovevo fare a un amico e poi, mentre stavo andando alla cassa, ho visto con la coda dell'occhio questo paio di scarpe qua della fila. E voilà, che sono tipo scarponcini per andare in montagna. Hanno appunto il pelo qua dentro, cioè sono super 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 carini e penso di aver fatto un affare perché li ho pagati 39 €. Adesso non c'è il prezzo qua, ma vi giuro che li ho pagati 39 €. Però io non ho visto quale fosse il prezzo iniziale, quindi ora lo controlleremo assieme online. Però veramente sono molto 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 belli. Li ho presi soprattutto perché in questi giorni volevamo andare a fare dei weekend in montagna o comunque anche solo un giorno in montagna. Secondo voi cosa si attacca qua? Ah, ma ce l'hanno anche qua. Secondo voi cosa ci si attacca lì? Non ho proprio idea. Mi sto confondendo. Ah, ok. Sono scema io. Allora, questo praticamente è per piegare qua. E si attaccano. E questo però. Questo. Ah, ok, sempre non lo vedevo. È qua l'altro bottoncino. È per piegarli così. Se volete proprio che il pelo si veda un sacco, rimanete. Vabbè, insomma. Immagino che vi interessava tantissimo scoprire questa cosa. No, però a me interessa scoprire invece quanto costano realmente. Allora, si chiamano Disruptor Shearling. Il mio inglese, veramente. Centoquarantotto. Secondo me si sono sbagliati a vendermela 39 €. Costano 148. Ma che cazzo? Ma com'è possibile? Cioè, praticamente 100 euro in meno la pagate? 90 euro in meno? Vabbè, meglio. Meglio per me. E appunto l'ho presa apposta per andare in montagna. Se andremo, vedremo. Vi giuro, sono super. Perché ho detto, boh, secondo me, boh, magari costavano 39 €, però magari il prezzo originale era 60 € perché erano un modello magari da montagna, non tutti le comprano. Invece 148 €, ma siamo pazzi. Sono contenta adesso perché so di aver fatto un buon affare. Facciamo finta. Io proseguirei con Primark, che so che è una che vi interessa, e poi facciamo gli altri. Tra l'altro ho ancora delle cose da provare da vestire, però andiamo prima con Primark, che non ho preso niente da vestire, però ho preso un sacco di cose interessanti. Mi sono rimessa il pigiamone perché avevo un sacco freddo a stare con quella canottierina. Comunque, a parte gli scherzi, da Primark ho preso queste due tazze super belle, soprattutto questa mi fa impazzire, ma anche l'altra è bellissima. E queste due tazze le ho pagate 3 €. Cioè, ma com'è possibile? Hanno perfino qua il contorno oro.
placato, cioè oro, vabbè, color oro, però 3 euro pochissimo, a parte che in realtà prezzo pieno costavano 6 euro, 3 euro l'una, e secondo me non è, a parte che Primark si sacca dei prezzi veramente assurdi, o penso che loro producano in quantità veramente industriali e quindi riescono a tenere un prezzo basso, però veramente. Poi ho preso questo specchio che non era in saldo, però mi serviva uno specchio, voilà. Vanno messe le pile che adesso non ho, o meglio, no, forse non ce l'ho neanche quelle grandi, perché ci vogliono quelle grandi. Ha anche il LED, come vedete qua, e basta schiacciare qui su questo pulsante e dovrebbe illuminarsi, solo che appunto, come vi dicevo, non ho le pile adesso. E questo l'ho pagato 16 euro, cioè praticamente meno di quanto non costa uno specchio così dei cinesi. Poi ho preso questa valanga di ciglia finte e l'ho pagate 5 euro, tutte. Tutte, cioè una ciglia di Huda costa 30 euro, tutte queste, ovvio che la qualità non è la stessa, poco ma sicuro, però cioè comunque vuoi o non vuoi le utilizzo in qualche modo, magari boh le taglio, faccio qualcosa, ma comunque 5 euro per tutte queste è pochissimo. Ma non sono le uniche ciglia che ho comprato, perché ne ho prese un sacco, cioè un sacco, ne ho prese anche altre. Allora, ho preso queste tre, che sono tre modelli diversi, Dubai, London e Milan, che non erano in saldo ma venivano 5,50 euro l'una, quindi comunque un prezzo molto buono. Boh, io non mi sono trovata male con le ciglia di Primark, vediamo se con queste mi trovo bene. Questa linea qua, oro, non l'ho mai provato, avevo provato una linea simile ma con la scatoletta in argento. E poi ho preso queste che erano in saldo, sempre a 3 euro anziché 6 euro, e sono così, molto più semplici, non si vede molto perché ho la luce. Vabbè, insomma, comunque ho preso un po' di ciglia da Primark. Ma queste qua hanno anche la colla dentro. Queste tipo, queste qua con, da 5,50 euro non hanno la colla dentro. Queste sì, da 3 euro. Però va bene, comunque il prezzo originale sarebbe 6 euro, quindi ci sta. Poi ho preso una cagata allucinante, ovvero questa roba qua, che praticamente dovrebbe essere una polvere che messa dentro i cocktail fai cocktail glitterati perlati. Solo io potevo spendere soldi per una roba del genere, l'ho pagati 5 euro di 3, e ogni bottiglia, c'è scritto ogni tubettino, fa 15 drink. Guarda, guardate. Oddio, ma è calorica. Cioè, per 100 grammi ha 235 calorie. Ma che cazzo? Ma sei una polverina. Sarà zuccherata allora? Sarà uno zucchero? Ma che cazzo, già l'alcol fa super ingrassare, se dovevo metterci anche questa roba per farlo venire solo glitterato ad essere ancora più calorico, buonanotte, vado veramente in ospedale per intossicazione da zuccheri. Una volta aperta la bottiglietta, conservare in frigorifero e utilizzare dopo 14 giorni. Ah, ma è una roba seria anche. Vabbè, comunque quando lo utilizzerò ve lo devo far vedere su Instagram, poco ma sicuro, cioè poco ma sicuro veramente. Anzi, facciamo così, quando esce questo video ricordatemi su Instagram di farvelo vedere, lo metto dentro a un, che cazzo ne so, dell'aranciata, non cambia niente se ci sia alcol o meno, credo, e a casa vi faccio vedere come viene. Poi ho preso questi guanti e non credo che ci sia bisogno di spiegarvi il motivo, cioè sono leopardati, qualsiasi cosa sia leopardata io ho l'istinto di comprarla, e li ho pagati sempre col 50%, 3 euro anziché 6 euro, e hanno anche il pelo qua sotto, sono super super morbidi, e dentro si sono felpati dentro, per andare in montagna top, secondo me top, non lo so, però caldini dai. E poi ho comprato due collane, diciamo che questa non è una collana ma è un collare, è proprio un collare per cani, esattamente un collare per cani, è proprio per, ah no, per gatti, e c'è scritto viziata, viziatina, o viziato, viziatina, non mi ricordo più, si legge, eccolo qua, spoiled, non sapevo volesse dire viziato, ho dovuto cercarlo. A tutti quanti i glitterini, è strabello, ovviamente non lo metto al gatto, lo metto a me, è un choker, cioè non cambia niente, solo dietro qua è un po' bruttino, però vabbè, dato i capelli davanti. E poi ho preso questa collana qua a 2 euro, tutta glitterata, è sempre un choker. Poi sono andata da Colors and Beauty e ho preso un cappellino che cercavo da un sacco. Beh, ho preso questi tipo per le mani, che in realtà non volevo usarli per le mani, volevo ritagliare questi polsini con il pelo e attaccarli a un maglione bianco per far venire fuori un maglione bianco con i polsini. Le mie idee, questo qua sarebbe glitterato, però boh, ma non è che piacciono tanto. E questi l'ho pagati 7,50 euro, però principalmente ero andata per prendere questo cappellino qua con i due cosi. Oddio, dove sono i due robi?
Quanto giù me lo devo tirare? Oddio, io sto malissimo con i capelli, ma che è sta roba? Perché i capelli stanno bene a tutti e a me no? Ok, non lo metterò mai. Comunque l'ho pagato anche questo. 7. Dicevo, ho pagato anche questo qua 7,50 euro. Quindi con 15 euro ho preso entrambi. Poi procediamo con MAC. Da MAC ho preso solo una cosa, ovvero un rossettino a 9,99 euro. Perché mi sono innamorata del colore, ma io in realtà non lo voglio utilizzare come rossetto, ma come ombretto per gli occhi. Ora vi faccio vedere. E voilà, è tipo un color per vinca e secondo me messo come ombretto diventa pazzesco, soprattutto perché ho comprato poi successivamente da Zara una maglia da abbinarci, ovvero questa qua. Ditemi se non è ugualissimo il colore. Cioè, secondo me, un bel trucco con questo ombretto, con questo rossetto e con questo top stanno benissimo assieme ed è corto perché arriva fino a qua. E questo top magliettina di Zara l'ho pagata 17,95 euro. Non pochissimo, vabbè, però neanche troppo, dai, essendo anche di Zara, che si sa che Zara costa un po' più rispetto agli altri. Andiamo con Tezenis. Da Tezenis ho trovato un pigiamino che volevo da un po', cioè non è che volevo da un po', l'avevo visto quest'estate, volevo comprarlo, però non mi convinceva proprio al 99%, mi convinceva all'80%, quindi ho detto vabbè, lasciamo perdere. Siccome era in saldo, l'ho preso. Ed è appunto questo pigiama qua che avete visto e rivisto, mi sembra che lo pubblicizzava Giulia dell'Ellis. E ha appunto la canottiera col pizzo qua sopra, e questa l'ho pagata 6,45 euro col meno 50%. E poi ha il pantaloncino, sempre dello stesso colore, con il pizzo qua sotto. Non so se si vede dalla telecamera, ma penso di sì. E il pantaloncino l'ho pagato 4,95 euro. Quindi in totale ho speso più o meno sui 12 euro per questo. Non è tanto, dai, è carino. Poi per l'estate, anche per fare una foto, non lo so, tanto non verrà mai, però. Secondo me ci sta. Come ultimo negozio ho preso qualcosa da Pull & Bear. Mi sa che le ultime tre cose non le provo perché tanto sono veramente tre stronzatine. E ho preso questa felpina. Si vede? Sì. Questa felpina col cappuccio, tutta quanta in pelo. Dentro è foderata, quindi ripara anche dall'aria. E questa anziché 20 euro l'ho pagata appunto 15 euro. Anche per questa non questo grande sconto, però secondo me la utilizzo più che altro perché sono super freddolosa io. Poi ho preso altre mollettine per i capelli, le ho pagate sempre 3,99 euro col 60% di sconto. E sono queste qui che sono palesemente più luminose rispetto a quelle di Bershka, che erano queste. Non so se vedete, vabbè, insomma, sono paranoie mie. E poi ho preso un maglioncino semplicissimo color panna. Eccolo qua, col collo alto. È anche storto, ma vabbè, è un maglioncino veramente super semplice. E questo qua l'ho pagato la metà. Anziché 30 euro l'ho pagato 15 euro, quindi questo sì è un buon prezzo. E basta in realtà. Beh, più o meno ho preso un po' da tutti quanti i negozi, quindi è già una cosa super positiva perché vi giuro che l'ultima volta che ci sono stati i saldi non ho trovato niente, praticamente niente. E nulla, volevo chiedervi una cosa però, voi conoscete dei siti che hanno fatto magari sconti un po' più grandi o comunque siti che magari potrebbero interessarmi o potrebbero interessare anche a voi da scambiarvi qua sotto nei commenti? Fatelo pure così. Ci aiutiamo tra di noi perché io online con i saldi non ho comprato niente, però in realtà volevo comprarmi qualcosa, solo che non trovo siti abbastanza interessanti che abbiano appunto questi sconti anche interessanti. E nulla, il video finisce qua, io vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!